Veramente ringrazio tutti voi per essere qui alle 6 del pomeriggio di un giorno lavorativo. Questo provvedimento, un provvedimento snello, questo sul lavoro autonomo, perché abbiamo provato a fare uno sforzo, che è quello sempre di scriverlo in italiano. Cioè la cosa che viene, forse la prima cosa che dovrebbe essere apprezzata è che c'è un chiaro sforzo a rendere questo testo leggibile da pressoché qualunque lavoratore autonomo. Il senso naturalmente è un senso di estensione della tutela, innanzitutto la norma deve essere chiara e trasparente. Cioè, abbiamo fatto un grande sforzo anche di limitare al massimo i richiami all'interno della norma, l'abbiamo fatto proprio perché non se si può aspettare naturalmente da un professionista che richiama la norma sia chiaro, non certo non si può aspettare la stessa cosa da un normale lavoratore. Questo è un'operazione in assoluta continuità rispetto al cosiddetto Jobs Act, cioè la riforma del lavoro dipendente. È in continuità perché, se vi ricordate, una delle prospettive di fondo del Partito Democratico era sempre stata quella di dire che quando sarebbe toccato a noi governare, avremmo riformato il mercato del lavoro nella sua interezza, ma riconoscendo all'interno del mercato del lavoro le diversità, in particolare la diversità fondamentale tra chi è lavoratore dipendente e chi invece lavoratore dipendente non è ed è autonomo. Uno dei fatti Tra i tanti contributi del Jobs Act, uno dei contributi fondamentali è stato proprio cancellare l'area grigia in mezzo tra il dipendente e il lavoro autonomo. Forse cancellare è troppo forte, però diciamo ridurla notevolmente. Cioè, noi avevamo osservato negli anni che il mercato del lavoro italiano diventava progressivamente più duale, cioè si diffondeva, espandeva questa popolazione di lavoro precario, soprattutto all'inizio della carriera lavorativa, e che quella. Lavoro precario per buona parte finiva in una ibrido, in un inquadramento contrattuale per sua natura ibrido, ibrido per struttura, per costruzione, che era la parasubordinazione, cioè un contratto di lavoro per cui al lavoratore si riconoscevano alcune caratteristiche del lavoro dipendente, ma all'interno di un rapporto di lavoro autonomo. Il collaboratore a progetto era tecnicamente un lavoratore autonomo a cui davi alcune tutele del lavoro dipendente. Questa ibridazione, in realtà, come tutte le deroghe, è l'anticamera per i peggiori obbrobri e le peggiori storture. E allora, l'operazione innanzitutto che è stata fatta, che viene fatta non oggi, ma oramai 8 mesi fa, con il terzo decreto legislativo della riforma del lavoro, del Jobs Act, che è il cosiddetto 81, che esce a giugno del 2015, si definisce un articolo tra i tanti. L'81 è il decreto che si occupa della riorganizzazione del sistema dei contratti. Tocca un po' tutto, conta il termine, la somministrazione, abolisce il job sharing, abolisce l'associazione in partecipazione, fa una serie di cose, ma c'è tra questi articoli ce n'è uno che è più importante degli altri. E quell'articolo noi l'abbiamo scritto, innanzitutto in italiano, che è sempre un buon punto di partenza, ma soprattutto l'abbiamo scritto con una chiara impostazione. Abbiamo detto, guardate, tracciamo una linea nel mercato del lavoro e definiamo che o sei dipendente e a te si applica la tutela del lavoro dipendente, ma non un po', tutta, oppure sei autonomo. Se sei autonomo, sei un altro tipo di essere umano, lavori in un altro modo e a te non è che dobbiamo applicare le stesse tutele del lavoro dipendente, perché sono inadeguate, non si possono applicare al tuo contesto. E in particolare con l'articolo 3 o 2, non mi ricordo mai. Ma sapete perché? Sì, in realtà nella prima bozza era l'articolo 32, quindi insomma, qua confondi uno, non dovrei, come economista, ma lo faccio. E quello che succede, cioè si dice al lavoratore che presta la propria prestazione di lavoro in maniera continuativa, esclusivamente personale, cioè non sei un artigiano che ha un'impresa artigiana, sei tu che lavori, e lo fai in maniera da essere organizzato nello spazio e nel tempo dal tuo committente. Quindi io dico, il tuo committente non è una persona a cui tu offri un servizio, è uno che ti dice tu devi essere lì e devi esserci in queste ore. A quel lavoratore si estende la tutela del lavoro dipendente, perché tu, lavoratore, sei un lavoratore dipendente a tutti gli effetti. Abbiamo in realtà esteso e modernizzato il concetto di lavoro dipendente, passando da quella che era l'eterodirezione, cioè tu dipendi da me, se io ti posso dire tu, Meris, vai da lì e spostati là. Ma tu dipendi da me se io organizzo il tuo lavoro. Magari non ti dico passo a passo dove tu devi fare, però organizzo il tuo lavoro. L'organizzazione del lavoro, chi è competente per l'organizzazione del lavoro, prende la potestà del lavoro e quindi stabilisce un rapporto di dipendenza. Quando tu tracci quella linea, e la linea immaginaria
nel mercato del lavoro italiano, divenendo dipendenti autonomi, lo fai per dare ai lavoratori che sono fintamente autonomi la tutela vera, quella del lavoro dipendente. E infatti, guardate, questo ha già prodotto dei risultati. Se noi, alcuni di voi forse avranno letto, forse non l'avranno fatto perché hanno di meglio da fare, questi articoli che sono usciti, forse il più comune è questo di Eric Olfi, che dice, che documentava sul fatto che il lavoro indipendente in Italia è calato di parecchie unità, di 150.000 unità, grosso modo. E come segnale di allarme? Dal vostro punto di vista è esattamente l'opposto di un segnale di allarme. È tra le due un segnale di risultato della riforma, perché se c'era una cosa che la riforma voleva fare era asciugare tra i lavoratori autonomi quelli che autonomi lo erano solo di nome ma non di fatto. E se li asciughi vuol dire che quando vado a misurarlo il lavoratore indipendente si esaurisce, cala in numero se la riforma funziona. Perché in Italia c'è sempre questo dato, che è un dato che noi non dimentichiamo. Noi pensiamo alla precarietà come lavoratore a termine. Ed è vero, il lavoratore a termine è un lavoratore in maggioranza precaria. Pensiamo alla precarietà come con i vecchi collaboratori a progetto, ma soprattutto la vera precarietà si manifesta con lavoratori a cui viene chiesto di aprire una partita IVA e che fittiziamente risultano autonomi quando in realtà sono dipendenti. La misura di questa peculiarità italiana sta nel fatto che se voi andate a misurare quanti in Italia hanno un lavoro autonomo rispetto a Francia e Germania, il confronto, anche la Spagna, il confronto è clamoroso. Cioè in Italia abbiamo una percentuale di lavoratori autonomi che supera il 20%, cioè più di un lavoratore su 5 in Italia è lavoro autonomo. Ora, saremmo anche un paese di straordinari imprenditori, ma se in Francia e in Germania il lavoro autonomo si attesta tra il 10 e il 15%, se anziché 1 su 5 è 1 su 10, 1 su 7, voi capite che evidentemente c'è una differenza sostanziale, c'è qualcosa c'è qualche struttura fondamentale. La riforma del mercato del lavoro aveva questo fine, correggere questa struttura, prendere quei lavoratori e dire tra questi lavoratori ce ne sono alcuni che sono autonomi e altri che sono dipendenti, e ai dipendenti diamo quello che noi abbiamo deciso, spetta ai lavoratori dipendenti, e agli autonomi diamo il resto. Che cos'è il resto? Il resto è quello che è disciplinato da questo disegno di legge. Il resto è un insieme di tutele che non sono pensate per estendere, guardate bene, la tutela del lavoro dipendente al lavoratore autonomo e indipendente, che sarebbe un errore concettuale ancora prima che politico, perché quelli tra noi che sono lavoratori indipendenti sanno perfettamente che il loro tipo di lavoro è diverso da quello di un lavoro dipendente e in quanto tale ha bisogno di tutele diverse, non assenti, diverse. Allora noi, con questo disegno che è stato presentato entro gennaio perché è un collegato alla legge di stabilità. Se non collegato alla legge di stabilità, piccola nota del redattore qui, vuol dire che è un canale preferenziale, cioè in Parlamento è fondamentalmente, immaginate, è un dramma, ci sono una miriade di disegni di legge che si sovrappongono, più i decreti legge, quindi avere un canale preferenziale per un provvedimento è una cosa molto importante. Questo ce l'ha perché è un collegato alla stabilità. Perché è un collegato alla stabilità? Perché abbiamo fatto un'operazione opposta rispetto alla tradizionale. Tradizionalmente tu dici, guarda, io ti prometto che faccio qualcosa e quando la realizzerò penso a quanto costerà, cioè a stanziare i finanziamenti. Qui abbiamo fatto l'esatto opposto. Abbiamo fatto la legge di stabilità 2015 sul 2016, abbiamo già stanziato le risorse in preparazione del collegato. Se il collegato non venisse mai approvato, quelle risorse vanno a risparmio nel bilancio dello Stato. Ma se il disegno di legge va in approvazione, come ci siamo impegnati a fare come Partito Democratico, bene, se questo succede, allora nel processo di approvazione nessuno potrà dire ah, non lo possiamo fare perché mancano i soldi. No, i soldi ci sono già. Quindi adesso possiamo concentrarci per una volta non su reperire le risorse, ma su come spenderle in maniera intelligente, spenderle in maniera sana. Ora, guardate, io, in maniera un po' anche noiosa e pedagogica, però vi illustro, magari non parlo del lavoro agile, lo teniamo per dopo. Questo provvedimento ha due pilastri, cioè quello che potremmo chiamare il Jobs Act del lavoro autonomo, da una parte, e dall'altra parte c'è l'intervento sul lavoro agile, che è appunto l'evoluzione del telelavoro, come tu le ricordavi, ma in realtà è molto di più di così. Ma stiamo sul primo, così. E tu innanzitutto ti poni il problema di quali sono i lavoratori autonomi, veri, quelli che vuoi tutelare.
Dunque, sono lavoratori che lavorano per un committente o per una molteplicità di committenti, molto più frequentemente, i quali naturalmente non sono lavoratori che hanno un rischio personale, come lavoratori autonomi, ma un rischio di impresa molto particolare. Quindi, essendo lavoratori in una condizione di oggettiva debolezza, a loro vuoi portare un portafoglio di tutele. Non sono imprenditori, non stai parlando degli imprenditori. L'imprenditore è una persona che accetta il rischio di impresa, in virtù di quella cerca di detenere un profitto e viene remunerato o perde su quel livello. Quindi tu dici, innanzitutto parliamo di lavoratori autonomi che non sono imprenditori, okay? Quindi non sono commercianti, non sono artigiani, che non hanno impresa. A questi noi cominciamo a dare una base di tutela. Prima la mentela del lavoro autonomo. Un lavoratore autonomo che lavora da solo, cioè non un rapporto tra imprese, che possono convenire i tempi di pagamento, ma un lavoratore che lavora autonomamente, che sia libero professionista, quindi che sia un ordinista, un avvocato, un architetto, piuttosto che un lavoratore autonomo che fa, non so, il programmatore di computer, il traduttore. Immaginate, ci sono una molteplicità, non ci possiamo neanche pensare a quanti mestieri ci sono lì. Per queste persone il problema dei tempi di pagamento è molto urgente, oggi ma lo è sempre. E hanno un rapporto di lavoro, hanno un rapporto di, diciamo, debolezza con il loro committente. Cioè il committente può un po' tirargli il collo, può pagargli con un certo ritardo. Qui noi definiamo che questo non sia possibile. Cioè, l'Italia è un paese dove i tempi di pagamento hanno una loro, non viziosità, è troppo poco, hanno proprio una loro assoluta peculiarità. Si paga tardissimo e non si capisce perché. Allora, nella legge noi definiamo che il limite massimo sia di 60 giorni. 60 giorni è già tanto, eh? Se andate in Germania è già tanto, se andate in Francia è già tanto, perfino in Spagna è tanto. Quindi 60 giorni non è un obiettivo al di là dell'ambizioso, è ragionevole. Le parti non possono derogare a questo obiettivo. Cioè le parti non possono decidere, ah vabbè, ma sai, ci siamo messi d'accordo noi, in realtà ti paghiamo a 180 giorni. Si può derogare a questa norma solamente a favore della parte più debole, cioè io possiamo scrivere al contratto che anziché in 60 giorni mi pagate in 30 giorni, non in 90. Seconda cosa, le clausole, si istituisce nell'articolo 3 il concetto di clausola abusiva. Cioè qual è la clausola abusiva? Quella che possa essere cambiata non per accordo tra le parti, ma all'interno del contratto in maniera unilaterale da parte di una sola delle parti, tipicamente il committente. Cioè se io e voi scriviamo un contratto per cui voi mi dite Filippo tu lavori per noi, però se a un certo punto noi decidiamo di cambiare questo oggetto del contratto, questi tempi di pagamento, lo possiamo fare unilateralmente, lo scriviamo nel contratto e noi lo firmiamo, quella clausola è priva di effetto, non esiste, è come se non fosse mai stata apposta. Perché lo fai? Lo metti a tutela chiaramente della parte più debole, cosa che oggi non è. Altra tutela, cioè insomma, come intendiamo il lavoro? Cos'è il lavoratore autonomo? È una persona che ci mette le sue competenze, no? E che mettendoci le proprie competenze ogni tanto inventa qualcosa. Di chi è l'invenzione? Ad oggi l'invenzione può essere trasferita al committente. Allora noi diciamo, no, un attimo, l'invenzione di chi la crea? È del lavoratore autonomo, a meno che l'oggetto della collaborazione non sia l'invenzione stessa, cioè banalmente. Se voi mi dite, Filippo vieni a lavorare per me, il tuo compito è inventare una sedia che stia in piedi su tre pioli, beh, certo, l'oggetto del contratto è la sedia a tre pioli, quindi è ovvio che se io la invento è tua, tu mi hai pagato per inventarla, ma se io per offrirti il mio servizio invento qualcosa, il committente non ha nessun diritto ad acquisire quel qualcosa, ha diritto ad acquisire l'oggetto del contratto, ma non può chiedermi il mio software, il mio programma, quello che io ho inventato per assolvere quella commessa. Capite? È dignità al lavoro, però dignità nel senso profondo, perché al lavoratore stai dicendo quello che è tuo è tuo, quello che hai pensato tu è tuo, a meno che ovviamente non abbia tu deciso di venderlo. Poi, correggiamo una grande struttura del nostro sistema fiscale, articolo 5. Ora, guardate, l'articolo 18, il Jobs Act in questo paese è stato una discussione al 90% sull'articolo 18 e al 10% su tutto il resto, no? In realtà, quando tra qualche anno saremo tutti più tranquilli, parleremo della riforma del mercato del lavoro con un unico obiettivo,
che era quello di mettere al centro del mercato del lavoro italiano la tutela delle competenze e della professionalità del lavoratore. Quello era l'obiettivo. Per quello noi sapevamo che dovevamo incentivare un certo tipo di contratto, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e allora abbiamo costruito quel mercato del lavoro intorno al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non per pregiudizio ideologico, perché sapevamo che in quel rapporto di lavoro, più che in ogni altro, in Italia, per come è l'Italia, se tu hai un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, c'è più investimento sulle tue competenze, il tuo capitale umano viene meglio preservato, e quindi se io voglio tutelare quello, tutelo il lavoro a tempo indeterminato. Quella era la ragione. Ma la stessa logica io la devo trasferire anche quando mi rivolgo al lavoro autonomo. Ora ci pensate che in Italia, prima di questa norma, il lavoratore autonomo che investe sulla propria professionalità, su se stesso, non cioè spende per formarsi, per andare a un corso di formazione, per andare a un master, per certificare la propria professionalità, se fa ciascuna di queste cose, che è un investimento, non è che gli frutta qualcosa, sta spendendo dei soldi, lo Stato italiano, il fisco italiano ti diceva, bene, noi lo detassiamo per la metà. Tu spendi 100, però vale solo 50 per noi. Vi chiedo, era coerente tenere questo limite se l'obiettivo generale della riforma del mercato del lavoro era tutelare le competenze nel lavoro dipendente, ma anche nel lavoro autonomo? Ovviamente non aveva nessuna coerenza, e infatti lo correggiamo. Questo è l'unico vero costo che c'è in questa, ed è il motivo per cui abbiamo dovuto mettere dei soldi da parte in stabilità per questo. Noi diciamo ai lavoratori italiani, sei autonomo, investi su te stesso, questa è una cosa meritevole, non solo per te, per il paese. E infatti noi ti diamo la piena deducibilità, che tu investa su te stesso o che tu voglia certificare le tue competenze. L'articolo 6 parla dei servizi per l'impiego. L'articolo 7 è il mio preferito perché è stata una roba, sono quelle cose che in questa esperienza come responsabile nazionale economia e lavoro del partito si imparano un sacco di cose. Una di queste è la follia di alcuni dibattiti pubblici. Vi ricordate la legge di stabilità? La legge di stabilità c'è una norma molto controversa, cioè in particolare viene presentata in legge di stabilità con emendamento del PD e il PD, un parlamentare del PD, in realtà raccogliendo una sollecitazione di Palazzo Chigi, del governo, chiede l'abolizione di quella norma. Quella norma cosa prevedeva? Prevedeva l'accesso ai fondi europei per i liberi professionisti senza che essi si costituissero in società. Cioè, in italiano che vuol dire? Prima della legge di stabilità, se tu vuoi, libero professionista, accedere a un bando europeo, finanziato a fondi europei, per offrire un servizio legato alla tua professionalità, se devi fare questo che succede, devi costituire una società. Un po' follia, se voi ci pensate. Allora la legge di stabilità dice no, lo puoi fare anche separatamente, cioè individualmente, però se sei un libero professionista. Ora, io sono figlio di libero professionista, ho molto affetto per i liberi professionisti, però vi giuro, non c'è nessuna buona ragione per cui questo diritto non debba valere non solo per i liberi professionisti, ma per tutti i lavoratori autonomi. Perché se uno non è un libero professionista non deve valere? Perché se uno è un programmatore di computer che lavora autonomamente non può accedere a un bando con i fondi che utilizza i fondi europei individualmente, mentre invece un avvocato commercialista può. Ma che senso ha? Allora noi ci battemmo contro questa cosa. La legge di stabilità la approvò perché il Parlamento è sovrano. L'articolo 7 apre tutto, apre questa cosa e dice benissimo, vale per i liberi professionisti, va benissimo, è giusto che sia così, ma deve valere anche per gli altri. E quindi abbiamo un accesso ai fondi, agli appalti pubblici, individualmente per il lavoratore autonomo, che diventa possibile, che prima non era, ma per tutti i lavoratori autonomi, che siano liberi professionisti o che non lo siano. Poi si cambiano alcune cose, poi ci sono altri interventi che hanno a che fare con l'indennità di maternità, la gravidanza e la malattia. Non entro nei dettagli, ma però vi voglio dare lo spirito, perché secondo me è uno spirito molto, molto saggio e molto moderno. Il lavoratore autonomo, per come lavora, ha bisogno di una tutela della maternità o della malattia diversa dal lavoro dipendente. Cioè, per il lavoratore dipendente, pensiamo alla maternità obbligatoria, no? Per il lavoratore dipendente, ha senso che noi chiediamo per la maternità obbligatoria, cioè 5 mesi, l'astensione obbligatoria dal lavoro? Certo che ha senso, vorrei vedere.
Pensiamo a fare la stessa cosa per il lavoratore autonomo. Il che vuol dire per un lavoratore autonomo, magari per un iscritto alla gestione separata, che magari una donna è incinta e all'ottavo mese, deve fare un intervento che si sente di fare, un intervento non chirurgico, un intervento presso un committente, un'impresa, intervenire su una rete di computer, un informatico, che ne so, deve intervenire su quella rete di computer. Non se lo facesse, prima di, se l'avesse fatto prima di questa norma, doveva rinunciare al sostegno di maternità. Rinunciare, lo perdeva. Cioè, pensate al messaggio, noi davamo una persona per mantenere, una persona che si era costruita il proprio gruppo di clienti, la propria reputazione professionale, per mantenerlo magari, decide di farlo in piena autonomia, di fare un intervento, una fattura, quello che volete, in quel periodo, bene, noi dicevamo, lo vuoi fare? Vuoi tenerti i tuoi clienti? Bene, smetti, perdi la maternità. Non so se ci rendiamo conto, ma questa era l'Italia. Era l'Italia, o meglio ancora l'Italia, prima che questo provvedimento venga approvato. Altra cosa sulla malattia sono cose un po' più di dettaglio, però importanti: la sospensione nel caso di malattie gravi, la sospensione dei contributi sociali fino a 2 anni. Sono un lavoratore autonomo e mi ammalo gravemente, fino a 2 anni posso sospendere i contributi sociali, non possono venire lì a chiedermi la contribuzione minima, l'equiparazione delle cure oncologiche alla degenza ospedaliera, cioè vieni protetto allo stesso modo nel caso di cure oncologiche, ovviamente imprescindibili. In realtà di questa norma non c'era bisogno perché sarebbe valso comunque, ma l'abbiamo messa lì a costo della ridondanza, ma per chiarire a tutti che questo è veramente un progetto di estensione della tutela. Però di estensione della tutela, e questo è l'ultimo punto e su questo concludo, è un progetto di estensione della tutela che è intriso di analisi e modernità. Analisi perché riconosce la diversità del lavoro autonomo, e modernità perché sappiamo che noi, il mercato del lavoro è un cervello fatto di due metà, no? E le due metà di questo cervello vanno entrambe tutelate, e disconoscere, pensare che una metà possa mangiarsi l'altra, che sia il lavoro autonomo o sia il lavoro dipendente, è antimoderno perché vuol dire che stai disconoscendo quel processo strutturale di frammentazione tecnologica che il nostro lavoro sta subendo, perché la tecnologia sta cambiando e probabilmente la nostra organizzazione del lavoro cambierà ancora di più. Non a caso, accanto al questo provvedimento sul lavoro autonomo, in questo stesso disegno di legge, c'è tutto l'intervento sul lavoro agile, che altro non è che un tentativo di spingere ancora più in là, un passo ancora più in là, l'organizzazione del lavoro dipendente, per tenere in considerazione le tecnologie che permettono di disintegrare, fatemela dire in maniera forte, cioè di disarticolare l'organizzazione aziendale. Non per spararci tutti come atomi nell'universo, ma per capire che ci sono momenti in cui l'organizzazione aziendale richiede che lavoriamo tutti insieme allo stesso posto, e altri momenti in cui possiamo far parte della stessa organizzazione aziendale, essere dipendenti della stessa azienda, eppure lavorare in maniera diversa, alcuni a casa propria, altri in altri luoghi, e comunque non sono il luogo di lavoro in senso stretto. Però capite, quell'intervento ha senso proprio perché noi stiamo parlando alla modernità del mercato del lavoro italiano, che è fatto di lavoro dipendente e soprattutto di lavoro autonomo, che oggi riceve, non voglio dire un premio, un regalo, riceve quello che meritava, che però fino a ieri gli abbiamo sempre negato. Bene, grazie Filippo, che ha spiegato in modo assolutamente analitico tutto il testo, proprio perfetto, passo dopo passo. No, perché sai, è veramente, perché avendolo scritto come se fosse, pensando proprio per problemi, no? Primo problema, la gente non viene pagata, ok, articolo 3. Secondo problema, la gente è così. No, e poi ecco, si vede che quando si vuole si possono fare cose complicate in modo semplice, nel senso che non è semplicissimo, lo dico anche da persona che lavora nel settore, leggere un testo di legge così semplice, efficace, in 4 righe si affrontano dei grossi problemi, quando siamo abituati anche spesso a leggerci dei tomi interi che alla fine non dicono niente. Quindi anche